Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno di mercoledì 6 settembre 2023. Ci lasciamo alle spalle il testo della prima lettera ai Tessalonicesi e ci avviamo a leggere l'inizio della lettera ai Colossesi, un testo molto differente, di una estrazione molto differente, certamente fa riferimento all'Asia Minore, fa riferimento anche a un codici culturali differenti, dove si vede Cristo e la mediazione di Cristo dentro un mondo cosmico, dentro una mediazione inserita dentro ad angeli, a principati, a potestà. È ovvio che questo linguaggio parla dentro un mondo che comprende quel tipo di linguaggio. Dopo il ringraziamento iniziale, però, qui si dice una cosa molto importante. Avete udito l'annuncio della parola della verità del Vangelo che è giunto a voi, la parola della verità del Vangelo. Così come in tutto il mondo porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità che avete appreso da Epafra. Quindi è un delegato di Paolo, un inviato di Paolo che ha annunciato il Vangelo a Colossi, infatti viene descritto come nostro caro compagno nel ministero. Quindi è interessante perché ci racconta anche di uno sviluppo di un'organizzazione, ovviamente, ma anche di uno sviluppo di una comunità, non solo intorno all'Apostolo, ma anche intorno all'Apostolo e i suoi collaboratori per annunciare il Vangelo. Però la parola è sempre la medesima. La parola della verità del Vangelo che voi avete conosciuto, così avete conosciuto la grazia di Dio nella verità. Il salmo che ci viene proposto è il Salmo 51-52, che è una bella riflessione e un bel ringraziamento, intanto è vero che dice: come olivo verdeggiante nella casa di Dio, confido nella fedeltà di Dio. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Il Vangelo, il testo di Luca 4, conclude questa transizione dalla sinagoga alla chiesa. Cercherò di fare un pochino un riassunto di questi tre giorni perché ci aiuti a cogliere meglio questo testo. Però ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Questo testo, in fin dei conti, ci racconta solo di una guarigione privata, la suocera di Pietro, di tante altre guarigioni, di tanti altri esorcismi, ma alla fine ci dà un'indicazione molto interessante. Gesù va via di notte, lo cercano Pietro e compagni, e Gesù a un certo punto, dopo che gli hanno detto: «Ma insomma, ti stanno cercando tutti, dove sei?», lui risponde: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». La buona notizia è il Vangelo, ovviamente. Ecco, allora noi, ricostruendo il quadro, abbiamo letto lunedì il testo di Nazareth, dove Gesù legge il testo di Isaia 51, 61 e a un certo punto dice: «Lo Spirito di Dio è sopra di me, oggi si è adempiuta questa profezia».
le persone che sono in sinagoga non accettano questa affermazione di Gesù, questo Messia che si rifà addirittura degli stranieri. Ecco che l'uscita a Cafarnao, il primo esorcismo clamoroso a Cafarnao, le guarigioni e il dominio sui demoni, quindi su coloro che detengono il dominio di questo mondo, nella concezione del mondo antico, la febbre, la malattia come conseguenza dell'azione del male nel mondo e il mandato, devo annunciare ad altri la parola di Dio. C'è appunto questa uscita. Dalla sinagoga Gesù esce, mostra la sua estrema autorità sia sulle cause che sugli effetti, adesso si convocherà, lo vedremo domani, la sua comunità intorno alla parola di Dio. Intorno alla parola di Dio, creduta, accolta, si fa l'esperienza della sua grazia, si diventa suoi discepoli lasciando tutto. È una vera e profonda transizione, ma che chiede che cosa? Due parametri fondamentali: la sincerità dell'accoglienza, la disponibilità dell'incontro con Gesù e anche quindi ad divenire anche a ciò che ci pone dinanzi al cammino. Probabilmente non è facile, ma è un'esperienza che va fatta a tutto tondo. Ecco, non è tanto qualcosa da capire, ma è qualcosa da fare e soprattutto l'intelligenza da utilizzarla per riconoscere quella parola che ti chiama. Ho finito anche oggi, ci vediamo domani. Grazie.